Per funzionare bene e non avere problemi, una macchina deve avere tutti gli ingranaggi al loro posto e ben oliati, altrimenti il rischio di incepparsi o ancor peggio di rompersi è dietro l'angolo. Nello sport, le squadre sono come macchine e i giocatori sono tutti gli ingranaggi che la compongono. Per andare a massima potenza devono girare tutti all'unisono e se anche uno solo di questi si ferma, la macchina non andrà più come prima. Magari può continuare a funzionare, sì, ma non al massimo. Se un ingranaggio è sbagliato, la macchina non funziona sin da subito e difficilmente riuscirà a funzionare in futuro, a meno che l'ingranaggio non venga modificato o a meno che non sia il comandante della macchina ad adattarsi all'ingranaggio e modificare il resto. Tranquilli ragazzi, non intendo parlarvi in modo criptico per tutto il video, ma questa è l'introduzione che mi ha spinto a creare una nuova serie, Gli Ingranaggi. Si tratta di una serie che tenta di mettere in luce quei giocatori, quei role players decisivi per la vittoria del titolo da parte della propria squadra, ma mai adeguatamente incensati. Giocatori senza i quali il titolo probabilmente non sarebbe arrivato, giocatori di sistema, poco appariscenti ma essenziali proprio per farlo funzionare, quel sistema. Esattamente come dei piccolissimi ingranaggi, oscurati da quelli più grandi e visibili, ma essenziali allo scopo. Ovviamente, il proseguo della serie dipenderà dal riscontro che avrò questo primo video, quindi datemi feedback, commentate, fatemi capire se apprezzate o meno. Si parte da Boris Dio. E questa volta partiamo dalla fine. Nel 2018, all'età di 36 anni e forse anche un po' a sorpresa, Boris decise di appendere le scarpette al muro. Mai stato un giocatore banale, sia sul campo che nella vita, e quindi l'annuncio del ritiro arrivò tramite un video insieme agli amici di Mille Avventure, Tony Parker e Ronnie Turiaf, mentre si trovavano nel catamarano di Dio da 23 metri, battezzato Babak, uno dei suoi tanti soprannomi. Boris Babacar Dio Riffiot è stato un cestista francese e figlio d'arte. Sua madre, Elisabeth Riffiot, è ritenuta una delle migliori giocatrici di tutti i tempi della pallacanestro transalpina. Suo padre, Issa Dio, in gioventù fu campione senegalese di salto in alto. Giocatore versatile, che poteva ricoprire diversi ruoli in campo, classe, eleganza e intelligenza cestistica in quantità industriali, come solo ai massimi esponenti della palla spicchi era consentito, nonostante un fisico non proprio da culturista. Come Tony Parker, anche lui fa parte di quella fucina di talenti usciti dall'INSEP, l'eccellente istituto francese per le attività sportive. Dopo due anni nella LNB Pro A, la serie A maschile francese al Power Test, dove tra l'altro parteciperà anche ad un'edizione della gara di schiacciate, pausa scenica, sbarca sui parquet d'oltreoceano nel 2003, anno in cui viene selezionato al draft, per inciso quello di LeBron, Wade, Carmelo, Bosch, David West, Corver, Michael Pietrus e anche di Darko Milicic, Mario Austin e altri, di cui francamente dubito abbiate sentito parlare. Viene selezionato dagli Hawks alla posizione 21 del primo giro. Rimane ad Atlanta le prime due stagioni, poi nell'estate del 2005 lo chiama Mike D'Antoni ai Phoenix Suns e lì mostra le sue vere doti di all around. Le statistiche al primo anno in Arizona sono di 13 punti e 3, 6.9 rimbalzi e 6.3 assist, a dimostrazione del suo talento e della sua versatilità. Tanto che alla fine della stagione 2005-2006 viene anche premiato come Most Improved Player. I Suns, in quelle stagioni, raggiungono una finale di conference nel 2005-2006 contro quei Dallas Mavs che poi imploderanno alle Finals contro D. Wade, una semifinale nel 2006-2007 contro gli Spurs, squadra del destino di Dio, anche se ancora non lo sa, ed un'uscita al primo turno, 2007-2008, sempre contro San Antonio. Il famoso 7 seconds or less non produsse purtroppo nessuna soddisfazione a livello di titoli. Resta nel deserto dell'Arizona fino alla metà della stagione 2008-2009, quando viene scambiato con Charlotte, all'epoca denominati ancora Bobcats, e già con tale Michael Jordan come proprietario. La stagione successiva contribuisce alla prima apparizione dei Bobcats ai playoff. Intanto,
il fisico aumenta notevolmente di volume e massa. Resta nel North Carolina fino alla stagione del lockout NBA, stagione che iniziò nel giorno di Natale del 2011, compressa poi in 66 partite per iniziare nei tempi soliti i playoff e vinta poi da LeBron James e i suoi Miami Heat. Era stato messo ai margini dai Bobcats, non facendo più parte del progetto di Paul Silas, l'allora head coach nonché padre di Steven, attuale allenatore dei Rockets. Giocò solo 4 partite nelle prime 3 settimane nel marzo 2012, dopodiché Charlotte lo rilascia e lui giunge finalmente a San Antonio, dove ritroverà il suo grande amico Tony Parker, main sponsor di Capitan Babac. Sarà la sua fortuna, e dicendola proprio tutta, anche quella della truppa di Popovich. L'ingranaggio mancante. Gli Spurs hanno trasformato il francese in un solido role player. In Texas arriveranno in ordine cronologico una finale di conference persa contro gli Oklahoma City Thunder dei futuri MVP Durant, Westbrook e Harden nel 2012, una finale persa contro i Miami Heat nel 2013 e il nome di Ray Allen dovrebbe dirvi qualcosa, e infine un titolo nella stagione successiva, la rivincita proprio contro Miami nel 2014. Proprio in quell'edizione delle Finals il suo contributo è stato essenziale. Nel momento in cui Popovich decide di schierarlo in quintetto, Dio si surroga come playmaker. La palla comincia a girare come in un flipper per il campo ed anche l'ostica ed organizzata difesa di South Beach deve alzare bandiera bianca. Gioca a spalle a canestro, esegue passaggi no look con naturalezza imbarazzante, ribalta al lato, migliora la circolazione di palla e in difesa viene troppo spesso sottovalutato. Prevede in anticipo le mosse degli avversari, spesso perfetto in aiuto, e anche nella difesa individuale è tutt'altro che deleterio. Le statistiche di Capitan Babac reciteranno poco più di 6 punti, quasi 9 rimbalzi e quasi 6 assist di media, ed il tutto perdendo solamente 8 palloni nell'intera serie. Il miglior passatore dei suoi, anche davanti a Tony Parker e Manu Ginobili. Il momento topico di quelle Finals è gara 3. Gli Spurs terminano il primo tempo con il 75,8% dal campo e con 15 canestri assistiti sui 25 totali, un record difficilmente battibile in futuro. Dio è il perno di un gioco spumeggiante, incentrato sulle decisioni veloci e sul costante movimento di palla e uomini, in cui passaggi consegnati e tagli a canestro avvengono uno dietro l'altro. La palla sai che arriverà, anche perché a distribuirla c'è Boris. Ogni volta che la palla passa per le mani di Boris, accade qualcosa di buono per la squadra. È uno di quelli che fa sempre la cosa giusta e aiuta la squadra ad essere più intelligente su entrambi i lati del campo, dichiarò Greg Popovich, che poi aggiunse: capisce cosa sta per succedere sempre prima degli altri. In attacco è un passatore sublime ed è un fenomeno a capire i mismatch. In difesa è molto attivo e capisce benissimo quando deve aiutare. Incoronato ufficialmente dal suo coach. Il palmarès di Dio, però, non si limita soltanto al titolo NBA 2014. Con la nazionale francese ha vinto un argento nel 2011 e un oro nel 2013 agli europei, un bronzo nel 2014 al mondiale, per un totale di 243 partite giocate in maglia blues. Dimostrando una completezza tecnica ed una adattabilità ai vari tipi di basket invidiabile, che sia NBA o FIBA. Come giocatore, è passato dall'essere un oggetto misterioso ad essere un precursore di una rivoluzione tattica nel ruolo di numero 4 per il basket moderno. La sua carriera è stata tutto tranne che scontata o normale, sia in campo, sia nella vita che sui social network, dove tra un buon bicchiere di vino e un ottimo espresso non si è mai fatto mancare un piacere che sia uno, oltre ad essere sempre stato in prima linea per l'aiuto e lo sviluppo dei giovani senegalesi tramite la sua associazione no profit Babax Arts, fondata nel 2005 e tutt'oggi attiva. Che dire? Merci, Monsieur Boris.